ragazzi, sono Mattia, benvenuti in un nuovo video di Italian Vita. Oggi andiamo alla chiesetta dei Templari. Fondata nel 1178, la chiesetta dei Templari di Tempio di Ormelle. Che voi direte? Ah, Tempio di Ormelle, il famoso luogo vicino a... Sebbene mi sia riferito al luogo come chiesetta di Tempio di Ormelle, un tempo questo era un ospizio per i pellegrini che si dirigevano da Trento verso la Terra Santa, quindi prendevano probabilmente la strada da terre ben più settentrionali e si dirigevano verso la Terra Santa passando per questa via. Come ben sapete da Assassin's Creed, l'ordine dei Templari era importantissimo nel Medioevo, tuttavia venne abolito nel 1312, quindi la chiesetta di Tempio di Ormelle, un tempo ospizio per i pellegrini, passò al Sacro Ordine Militare di Malta, da cui prese anche nome poi il luogo, infatti si chiamava San Giovanni del Tempio. L'ordine sacro, il Sacro Ordine Militare dei Cavalieri di Malta, o Sacro Ordine Militare di Malta, è detto anche Ordine dei Giovanniti, in onore di San Giovanni. Dico tutte queste cose molto interessanti di storia solo per dare un po' di, diciamo, po' più di carattere alla spiegazione del vlog di oggi. Telecamera storta. Bene, state collegati, adesso andremo a vedere la chiesetta di Tempio di Ormelle e niente, state collegati per il resto del vlog, ci rivedremo dopo a casa e alla prossima. Ciao! Base check 1-2. Keys check 1-2. Drums check 1-2. La chiesetta passò all'ordine dei Giovanniti, ovvero il Sacro Ordine Militare di Malta, che trasformò questo luogo da un ospizio per pellegrini a un'azienda agricola. Furono edificate anche delle mura intorno a questo piccolo borgo e divenne un luogo sempre importante, ma più diciamo a livello locale. Fu poi smantellato tutto questo durante il periodo napoleonico. Cosa è possibile vedere oggi alla chiesetta di Ormelle? È veramente un luogo piccolo. Se siete di passaggio però e siete interessati a scoprire di più dell'Italia nascosta, adesso parliamo del Veneto nascosto perché ci troviamo qui, fermatevi, date un occhio, ma ammirate i magnifici affreschi che sono presenti all'esterno della chiesetta e se vi capita anche di poterla visitare perché è aperta, fate un giro anche all'interno. Ed è sempre interessante scoprire qualcosa di nuovo sulla storia locale, almeno io la penso così. Se siete interessati a questo genere di video, un po' di vlog un po' più semplici, dei vita vlog, mettete un bel mi piace sotto questo video, commentate, condividetelo con tutti i vostri amici e ci vediamo sui prossimi video. Sapete che sul nostro canale potete trovare Food Diaries, Vita Vlog, Backpacker Diaries, una serie di contenuti speciali per farvi riscoprire l'Italia. Se siete interessati e volete stare collegati col nostro canale, seguiteci su YouTube.
ciao e alla prossima puntata. Bye!